sarà meglio che funzioni, Yuri. Il fatto di trovarti di nuovo in questo laboratorio è motivo sufficiente a farti rimuovere permanentemente. Se hai combinato qualcosa che possa rovinare l'ispezione Ned di domani. Non temere, non ti deluderò. Anzi, sono sicuro che non lo dimenticherai mai. Ma non posso prendermi tutto il merito. Vuoi fare gli onori di casa? Nessuno deve il mio tempo! Ma che diavolo... Yuri, maledetto! Buon viaggio, brutto porco! Oh no! Che cosa ho fatto? E per questo ve ne sono davvero grato. Ma tornando agli affari, sono lieto di riferire che, in seguito ai recenti cambi di personale, il lavoro su tutti i progetti è tornato a procedere fluidamente. Come avevo già menzionato, lo scienziato Yuri Zavoyski è una mente geniale, ma finora si è dimostrato incapace di gestire il progetto Mercury, o come lo chiamate voi, l'ordigno di Gersh. Quindi a causa di numerosi ritardi e battute d'arresto, a malincuore, sono stato costretto a trasferire Yuri agli esperimenti 8K64A. Ho deciso che il suo posto sarà preso da vostro nipote e non vedo l'ora di lavorare con lui. L'incidente di Yuri con il macchinario di Casimir non mi lascia alcun dubbio. Ho preso la decisione giusta. L'esplosione ha danneggiato gravemente il macchinario. Ci vorrà del tempo per ricostruirne le parti, se non potranno essere riparate. Vi assicuro che la nostra opera sarà di gran lunga superiore a qualsiasi cosa gli americani, o forse dovrei dire i canadesi, stiano sviluppando. Finalmente, il progetto Tuono è quasi completato. Lo staff mi ha assicurato che gli ultimi problemi riguardanti l'effettivo raggio d'azione e la dimensione delle batterie saranno risolti nei prossimi mesi. Ah, inoltre, dovreste sapere che il dottor Zavoyski non sembra adattarsi alla sua nuova posizione. È ostile nei confronti degli altri scienziati, ancor più del solito. E spesso mormora a bassa voce. Per lui il trasferimento non deve essere stato facile, ma... se non impara in fretta a stare al suo posto, potrei dover richiedere un sostituto più competente. Ho trovato una scatola oggi. Qualche rebenca ci ha lasciato dentro questo disgustoso orsacchiotto. Chi è che continua a portare i suoi figli nella base? Per fortuna non hanno toccato il diario. Ciò che ho scoperto sull'elemento Uma è... dovrò condurre queste ricerche per conto mio, lontano dalle mani distruttrici di Gersh. La sua ricerca nel progetto Mercury è un punto morto, ma questo significa che forse lui sarà trasferito? Ne dubito. Finché il progetto rimarrà attivo, i suoi amici al... devo iniziare con piccoli passi. Questa risata è sempre nella mia testa. Non riesco a trovarla. Non posso fermarla. Non posso cacciarla fuori. Perché non mi lascia in pace? Perché non mi lascia? Calmo. Calmati. No, non posso. Zitta. Ti fermerai. Sì, io... Va bene. Sì, mi sposta l'ora sui raggi. Quegli esperimenti non richiedono abilità né immaginazione. Il mio intelletto viene sottoutilizzato per lanciare un gruppo di scimmie nella sfera superiore. Ma non posso combattere contro Gersh. Sono riuscito a tenere le chiavi, quindi dopo alcune ricerche personali, nessuno capisce veramente di che cosa è capace il progetto Mercury. Fino ad allora questo laboratorio dovrà... Un momento. Quella è una matrioska? Qualcuno ha fatto entrare un bambino? Per favore, aiuto! Sta arrivando! Bisogna riparare il macchinario! Altri tre! No! Fermalo! Ce l'hai fatta! Ora c'è bisogno di più corrente possibile. Presto, si sta avvicinando. Ci serve più corrente concentrata per farlo funzionare. Sì, ci siamo quasi. Presto, sta arrivando. Luna! Il macchinario di Casimir è attivo. Presto, apri un portale. Vedo la sagoma, ma non c'è abbastanza corrente. No, per poco. Continua a provare. Sì, sono libero. Non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi liberato da quel posto.